Amici, buon anno. Un detto comune dice anno nuovo, vita nuova. Speriamolo. L'inizio non è dei più promettenti. Sta continuando quella farsa politica di un premier che insiste a dire che il governo suo sarà rafforzato. Lo diceva già dal 15 di dicembre scorso, quando estorse un termine credo più significativo, più preciso, per 3 voti di 3 disgraziati, il passaggio alla non sfiducia. Si va al giorno dopo, già parlava di avere una ventina addirittura di nuovi adepti, di transfughi verso la sua coalizione politica. Non ci ha creduto nessuno, continua a crederci molta meno gente e soprattutto non ci crede più il suo sodale. L'amico leghista, che è uno sgamato politico, a differenza del numero uno, ha capito che è un bluff. I giocatori di poker conoscono bene il bluff. Lui il bluff lo nasconde bene con il suo ottimismo, con la sua maschera carnescialesca di sorriso improntato sempre comunque all'allegria. E lo credo bene. Uno che riposa in un letto, in un materasso di migliaia di miliardi, ne ha ben donde. Ma si rivolge a una popolazione italiana che viceversa è molto pessimista, perché non ha la tranquillità del leader, ha la difficoltà, dorme su materassi irti di difficoltà, di cambiali in scadenza, di mutui da pagare, di finanziamenti da rimborsare, di precarietà di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui ora il leghista ha chiesto e ha detto: caro amico, te stai parlando di queste tue certezze, ma vuoi renderci partecipi anche noi delle tue certezze? Chi sono questi deputati transfughi? Chi sono questi personaggi che dovranno rinforzare il governo? Ci dai nomi, cognomi, ci dai gli esami del sangue e financo gli esami delle feci? Oppure sono chiacchiere? Prima le avevamo già lì i nomi, dice lui. Ora ha rimandato il discorso alla fine di gennaio. Nel frattempo strani incontri, scontri tra Tremonti, il leghista, la destra con la sinistra, fine nel centro, che dice, eccetera, eccetera. E questo continua paradossalmente a dimostrare un ottimismo, se mi permettete, demodé. Io consiglierei, prenoti un bel viaggio sulla Luna, così dall'alto lei continuerà a vedere l'Italia e potrà fare l'ottimista, mentre in quel momento gli italiani forse potranno tornare a ritrovare un po' di entusiasmo e un po' di ottimismo, sapendo che lei non c'è più tra i piedi. Arrivederci.